70.000 euro. Stasera è Vanessa ad avere questa grande opportunità. Benvenuta qui alla ghigliottina, Vanessa. Grazie, Marco. A casa come andavo con la ghigliottina? A volte sì, a volte no, con molta meno emozione, ovviamente. Beh, certo, qui c'è sempre l'emozione. Ma tuo marito ti ha iscritto qui all'eredità. Uno dei motivi è stato proprio questo, cioè che ci prendevi spesso la ghigliottina. Ci prendevo in modo brutto, nel senso che lo dicevo in modo antipatico verso mio marito, quindi ha lanciato il guanto sì, di sfida. E tu no, ha capito. Si è vendicato. Vabbè. In questo modo. Allora, Vanessa, sei una psicoterapeuta, una criminologa, ti abbiamo un po' raccontato nel corso del programma. Adesso metti pure la cuffia che andiamo a giocarci questa opportunità, questi 170.000 euro. Mi senti bene, Vanessa? Molto bene. Perfetto. Ci siamo? Che entri la prima coppia di parole. Mare o fuori? Mare. Ghigliottina. Aia, fuori. Questa è fortuna sulla prima coppia. Adesso cominciamo a ragionare. Seconda coppia. Prendere o accendere? Prendere. Ghigliottina. E stavolta rimbalzo. 85.000 euro ancora. Terza coppia di parole. Scegli tra debole e molle. Debole. Ghigliottina. Benissimo. Altro rimbalzo. Mancano solo due coppie. Penultima. Questa. Punta o punto? Punta. Ghigliottina. Ottimo, restano 85.000 euro e siamo all'ultima coppia. Forza Vanessa. Blocco e registro. Registro. Ghigliottina. Molto bene, 85.000 euro, un solo dimezzamento, fuori, prendere, debole, punta, registro. Forza Vanessa, un minuto ancora di riflessione. Scaduto, puoi mettere cortesemente lì la parola coperta e puoi anche togliere la cuffia. Valore molto grande della parola di stasera, 85.000 euro. La sistemo qui accanto alla tua, sperando siano uguali queste due parole. Che dici? Dico che può essere, e lo sicuramente si lega con le prime quattro, sicuramente. Con le prime quattro? Sì. L'ultima, magari c'è un miracolo, non lo so. Beh,
4 su 5 è tantissimo. Ma non basta. Non basta, ma è un ottimo punto di partenza, perché magari la quinta può essere legata a un film, a un libro, a qualcosa che non si sa. La parola che hai scelto è forma. Forma. Allora, spiegami bene come leghiamo anzitutto le quattro di cui ti senti abbastanza sicura, certo, mi pare. Che sono le prime quattro in realtà. Fuori forma si dice, no? Sì. Una persona magari, insomma, fuori forma. Fuori forma. Contrario di in forma, cioè una persona che ha bisogno un po' di fare un po' di esercizio fisico magari. Ok, questa ci siamo in pieno. Prendere forma, il mio sogno di arrivare alla ghigliottina ha preso forma. Prendere forma, okay? Qualcosa che hai immaginato e sognato prende forma. Anche questa ci siamo. Contrarre una malattia in forma debole. Sì. Quindi insomma, questo. Sì. Una qualunque cosa di forma a punta. Punta è anche un... Sì. Una forma. Una forma, sì, è a punta, è una forma, ok? Registro non l'hai trovato. Non lo leggo onestamente, non lo leggo. Non ti viene. Allora, tu sei una psicoterapeuta, tra queste parole, no? Ce n'è una che ti colpisce più delle altre? Che magari utilizzi nel tuo lavoro di psicoterapeuta? Beh, io lavoro con le parole, per cui bene o male, forse debole. Debole, certo. Forse debole. Certo. Arrivano delle persone che non riescono mai ad affrontare le situazioni. Quindi a fare cosa? A prenderle di... Di petto. Di petto. Mm-hmm. Prendere di petto una situazione. Okay. Proviamo a legare petto. Petto in fuori. Petto in fuori, pancia in dentro, si dice. Prendere una situazione di petto. Sì. Debole di petto, quando debole una di volta petto. Magari si diceva più una volta. Sì. Debole di petto muscolarmente oppure difficoltà di respirazione, sì. Ok? Punta di punta petto di una petto, parte. Di animale, insomma, sì. Il pollo, la punta di petto di vitello. Sì, si usa per il bollito, la punta di petto. E il registro quando si canta. È di testa o di petto. Petto, petto. È questa la parola di stasera. Bravo chi l'ha indovinato anche a